Goditi questa eterna città col portafoglio. Il mondo della biostampa sta cambiando il mondo anche della cura, dell'assistenza sanitaria. Dottori e scienziati da tutte le parti del mondo si stanno mettendo insieme per stampare gli organi, strato dopo strato. E la prossima storia, le prossime tre storie ci racconteranno come le vite possono essere salvate. Assolutamente in maniera nuova, dal profondo del mio nuovo cuore, Earl Austin, Austin Earl. Well, thank you. Grazie. Avrete probabilmente capito che mi chiamo Earl Austin, sono un cardiochirurgo, vengo dagli Stati Uniti, dal mio centro in Kentucky, a Louisville, dove ci sono i fan delle corse di cavalli, dove abbiamo il Kentucky Derby, per chi ama i cavalli. Io non vado a cavallo, mi occupo di pazienti. Vi voglio raccontare dell'utilizzo della stampa in 3D per aiutare la mia attività. Credo che abbiamo già visto come la stampa in 3D può creare praticamente tutto. Non c'è nulla da aggiungere da questo punto di vista. È stato utilizzato anche per impianti di tipo medico. Una persona che aveva un problema sul cranio e un osso doveva essere sostituito, abbiamo utilizzato la stampa 3D e i medici sono riusciti a creare qualcosa di perfetto che potesse praticamente sostituire la parte di cranio che era andata perduta e far vedere che si può sostituire parte della colonna vertebrale. Qui vedete parte della mascella che è stata sostituita, questa è la mandibola. Queste sono delle impianti. Glenn Green descrive altri utilizzi, ma quello che vi voglio presentare è una cosa leggermente diversa, perché io utilizzo la stampa in 3D per aiutarmi a capire un cuore complicato e per poterlo fare ho bisogno in un certo senso di dedicare qualche minuto a spiegare. Non posso aspettarmi che tutti capiscano un cuore che abbia avuto una malformazione. Quindi voglio parlarvi un brevissimo corso di patologia cardiaca. Innanzitutto un cuore normale. Molti di noi nascono col cuore normale, un 1% magari può avere un cuore che ha delle anomalie e questo può essere un problema lieve o un problema che invece minaccia la sopravvivenza che va affrontata immediatamente dopo la nascita. Dobbiamo comunque iniziare dal cuore normale per sapere cosa abbiamo, che cosa abbiamo a che fare. Mi auguro che tutti quanti capiate che il cuore normale ha 4 camere. 4, 1, 2, 3, 4, 4 valvole, 1, 2, 3, 4 e che la camera è superiore e inferiore a destra servono a pompare il sangue blu verso il polmone, poi dal polmone viene ripulito, diventa rosso, viene pompato qui verso il corpo per poi rilasciare ossigeno. Questa è la circolazione. Cosa può fare una insufficienza cardiaca con difetti congenici? Ci possono essere dei buchi, dei fori, ci possono essere ostruzioni, ci possono essere disallineamenti. Un paio di esempi di pazienti che hanno dei luoghi, un foro fra le camere superiori, il difetto dell'atrio setto oppure del difetto del setto ventricolare o del setto atriale, vedete? E qui c'è una situazione in cui c'è un foro sia fra le due camere e un'ostruzione. Questo viene chiamata la tetralogia di Fallot, è un difetto abbastanza comune, è il mancato allineamento, viene chiamata la trasposizione delle grandi arterie. Quello che succede, le camere blu pompano sangue al corpo e quelle altre invece ai polmoni e questo non è compatibile con la vita, quindi va sistemato ed è possibile collegare tutte queste cose. Abbiamo quello che chiamiamo il cuore complicato che presenta
Lo chiamiamo il ventricolo destro a doppia uscita. Entrambi i vasi sanguigni escono, nessuno però, due entrano, nessuno esce. E purtroppo questa è una cosa che presenta un spettro molto ampio, tutta una serie di anomalie. Quindi avere un ventricolo destro a doppia entrata non è sufficiente, perché bisogna capire dove sono le ostruzioni, da dove escono i tubicini, possono esserci varie problematiche. E quindi l'idea di questo caso specifico che vi descrivo oggi è che bisogna aiutare il chirurgo a capire quale di questi pazienti presenta quale problema, in maniera tale da poter pianificare adeguatamente l'intervento chirurgico di riparazione. La riparazione chirurgica di successo significa che il chirurgo deve chiudere i buchi e fori, aprire i blocchi, le ostruzioni e riallineare il flusso sanguigno in maniera tale che il cuore possa funzionare come cuore normale. Tutto va fatto nell'ambito della struttura cardiaca stessa. E per anni abbiamo imparato come diagnosticare questo problema utilizzando delle tecniche relativamente abbastanza note. Tutti quanti conoscono i raggi X, l'ecocardiogramma, anche si può mandare un mezzo di contrasto per fare le immagini, però tutte queste sono bidimensionali, quindi sono una specie di fette del cuore, come avere una pagnotta di pane tagliandole in questa maniera. Il chirurgo prende un pezzo qui da guardare, un altro pezzo, e poi la mia idea è di mettere queste fette bidimensionali insieme e cercare di avere un'immagine tridimensionale. Quindi il chirurgo può essere pronto quando apre il torace per eseguire la giusta operazione per risolvere il problema. Quindi è un'immagine mentale che viene sviluppata mettendo insieme tutta una serie di immagini bidimensionali, e quando il chirurgo esegue l'intervento deve ovviamente aprire il torace, deve collegare il paziente ad una macchina cuore-polmone in maniera tale da poter operare senza interrompere il battito, fare delle incisioni nel muscolo cardiaco. Quindi ha un'idea di questa immagine messa insieme, ma se invece avesse una copia vera, precisa del cuore del bambino ancora prima di eseguire l'intervento chirurgico, questo sarebbe fantastico. Abbiamo avuto un paziente che aveva un problema che ci creava qualche confusione. Questa è la radiografia del bambino che ci mostra che il cuore è abbastanza grande. In genere il cuore normale è molto più piccolo in un bambino di questa età. Abbiamo eseguito il studio solito che ci ha detto che aveva questo ventricolo destro con doppio outlet, e avevamo quindi il sangue dalla camera sinistra a quella destra. Volevamo riallineare il cuore fino all'arteria che poi la poteva portare al cuore. Volevamo anche avere la certezza che ci fosse un flusso sanguigno adeguato verso i polmoni, e abbiamo pensato che si poteva fare un angiogramma con la TAC, e abbiamo avuto ancora queste sezioni pensate come le fette di pane che esaminiamo, e cerchiamo poi di mettere insieme per capire a livello tridimensionale dove si trova il problema. Non vi faccio vedere tutte le fette, tutte le sezioni, ma se la guardiamo così potete vedere che va da questa parte e dall'altra parte, lo taglia da quest'altra parte. Questa è l'inquadratura. Il chirurgo mette insieme tutte queste immagini per cercare di capire come a livello tridimensionale si presenta l'immagine. C'è un software nell'angiografia TAC tradizionale che vi dà un'idea di qual è la superficie esterna del flusso sanguigno, il materiale di contrasto all'interno delle camere. Questa immagine particolare ci mostra questo quadro, ma vi fa vedere i vasi sanguigni che escono, ma non vi fa vedere che cosa c'è dentro. Invece quello di cui ha bisogno il chirurgo è esattamente sapere cosa c'è dentro. Dottor Dedensky, radiologo che lavora e collabora con me, è riuscito a mettere a punto e a farsi aiutare
nella realizzazione di un software particolare che funziona coprendo questo flusso sanguigno con questo strato sottile, poi toglie la parte del flusso sanguigno e l'immagine che esce è questa. Il vantaggio qui, si ha una buona idea di cosa c'è all'interno del cuore. E la cosa chiave è che c'è questo foro fra queste due camere, la valvola e il percorso fino al resto del corpo, quindi ci consente di dirigere il flusso fino a qui. Abbiamo bisogno di cercare anche di aprire il tutto per far sì che il flusso verso i polmoni sia quello giusto. Sul computer si può giocare con questa immagine. Abbiamo preso la prima metà, l'abbiamo tolta, la seconda metà, la parte dietro l'abbiamo tolta, possiamo ruotare l'immagine del cuore, questo va fatto, si può fare tranquillamente al computer ed è molto utile per il chirurgo fare tutto ciò al computer. Non sarebbe meglio se potessimo prendere quelle informazioni e creare una cosa che possiamo veramente tenere in mano, guardare direttamente, studiare direttamente? E questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso le informazioni DICOM, l'abbiamo convertito in un file STL, siamo riusciti a metterlo nella stampante a 3D. Questa è la stampante a 3D, una stampante relativamente poco costosa, $2,500. Abbiamo utilizzato un materiale speciale che secondo noi sarebbe stato facile da maneggiare. Vedete, sta stampando la struttura, la stampa in 3D che abbiamo fatto del cuore di questo bambino. E questo è quello che abbiamo elaborato, tirato fuori. Adesso ne ho una copia in mano. L'abbiamo divisa in tre parti diverse, quindi la parte centrale, la parte anteriore, la parte posteriore. La parte centrale è quella che conta. Una cosa importante da capire: quando si segue un intervento chirurgico, se io fossi andato dentro e avessi tolto la parte frontale, avrei creato ovviamente danno irreparabile al cuore del bambino. Il bambino non sarebbe sopravvissuto all'intervento chirurgico. Dal momento che però ho una ricostruzione identica del suo cuore prima di intervenire su di lui, posso togliere la parte frontale del cuore, posso guardare dentro e posso già pianificare il mio intervento, come posso ridurre il flusso dalla camera sinistra e affrontare e passare attraverso il muscolo qui. E lo so perché, avendolo già, posso arrivarci senza dover tagliare e staccare un pezzo del cuore. Posso, attraverso una piccola incisione nella camera superiore a destra, lavorando attraverso questo foro verso la valvola, posso eseguire l'intervento chirurgico danneggiando al minimo possibile il cuore nel tempo minore possibile. Quindi posso risolvere il problema di questo cuore complicato con un risultato positivo. Esattamente questo è successo: siamo riusciti a effettuare una piccola incisione nel cuore che si è limitata all'atrio destro. Abbiamo creato un tunnel, abbiamo aperto il percorso del flusso sanguigno che doveva andare verso il polmone. L'ischemia significa il tempo in cui il sangue non arriva, quindi bisogna ridurlo assolutamente al minimo. Il bambino ha avuto un'ottima ripresa, dopo 4 giorni è tornato a casa, non ha dovuto neanche più prendere medicine una volta tornato a casa. Quindi utilizzando la stampa in 3D e la progettazione computer aided è possibile pianificare interventi per difetti congenici complicati. È molto utile anche nella comunicazione, perché le persone che mandano il paziente al chirurgo non sono chirurghi, hanno idee diverse, vi dicono una cosa e magari tu pensi, magari tu la pensi come loro, pensi in maniera diversa. Se riesci a ricreare il cuore del bambino e poi i medici
medici riescono a parlare insieme. A quel punto si sa esattamente di che cosa si sta parlando e quali sono i piani. E credo che con l'ulteriore sviluppo ci potrà aiutare ulteriormente in futuro, soprattutto a formare i giovani colleghi. Conosciamo gli impianti specifici per i pazienti, altri oratori vi daranno qualche ulteriore dettaglio. In questo caso specifico è assolutamente valido per la pianificazione chirurgica per il futuro della sostituzione di organi. Non ci siamo ancora arrivati, ma questo obiettivo non è poi così lontano. Grazie. Thank you, congratulations. Does it need a applauso, una grande storia. La sua presentazione è stata veramente una cosa che